andiamo semplicemente a fare un'altra operazione che è importantissima per quanto riguarda la resa grafica. Ancora non abbiamo speso alcun tipo di parola per quanto riguarda questo argomento, ma dobbiamo sapere, ritornando all'interno del nostro livello, che nel momento in cui io ho esportato praticamente il modello da 3D Studio Max ad Unreal Engine attraverso UDataSmith, UDataSmith attraverso il suo esportatore, scegliendo un range, una forbice di costruzione della size delle lightmap, ha dato ad ogni elemento che vediamo qui nella scena, il cui valore è possibile vederlo qui all'interno di Lighting, una relativa lightmap. Vedete che me la porta disevidenziata, ovviamente perché ho la possibilità di, diciamo, di andare a sovrapporre questo valore con un altro valore, più alto o più basso, che dir si voglia. Ovviamente questo valore ce lo ritroviamo all'interno dell'editor delle static mesh, perché ad ogni static mesh, parliamo di static mesh e non di movable, attenzione, vedete che qui all'interno di General Setting Lightmap Resolution esiste un valore. Questo valore è stato in realtà attribuito in modo del tutto automatico da Unreal, dall'esportazione di DataSmith, perché DataSmith, a seconda della grandezza di una superficie, elabora una, grosso modo, a seconda della forbice anche che diamo noi come valore, una mappa di illuminazione per il nostro oggetto. Ma per meglio chiarire questo concetto, se io mi mettessi e clicco su Lit, vado in Optimization View Mode e vado in Lightmap Density, posso tuttavia vedere la densità della mappa, che nel nostro caso non è spinta oltremodo. Ad esempio, per quanto riguarda questa superficie, i colori verdini, diciamo così, vanno ad entrare in un concetto di size media. Immaginate questa mappa come una scala di colori che va dal blu al rosso, dove il blu è rappresentato dalla più scarsa in assoluta mappa possibile da attribuire ad un oggetto, mentre quella rossa la più alta. Ad esempio, perché, e non lo capisco neanche io, a dire il vero, perché potevo usare, visto che sono i due oggetti praticamente identici, anzi no, forse questo è leggermente più grande, ma potete vedere come a questa mappa qua, che corrisponde il rosso, gli è stata associata, basta selezionarla e vedere qui in grigetto 1024, quest'altra qua vedete 512. Ma se io andassi a sovrapporre questo valore a 1024, ovviamente risulterebbe rossa anche questa parte qua. Ma per adesso teniamoci i valori di default relativi all'esportazione di UDataSmith, anche perché non è tema di questo corso, ma sappiate che qualora voleste, diciamo così, incrementare la size delle lightmap, basta andare semplicemente a selezionare più oggetti e andare ad applicare il parametro di overriding per quanto riguarda la voce lighting. Ok, e andare ad incrementare, magari mettere tutti questi oggetti 1024, magari andare ad incrementare, vedete che quello che vi dicevo, adesso questa base è stata calcolata come unica base, ho dato una forbice massima di 2048, lui oltre 2048 non si spinge, e questo è il motivo per cui ho questa mappa, a seconda della forbice che ho dato io, è la massima che ha potuto DataSmith attribuire alla mia superficie. Ovviamente, se avessi dato una forbice di 4096, questa mappa molto probabilmente sarebbe stata settata qui su 4096, mappa massima da attribuire. Vedete che già va nell'arancio. Quindi praticamente perché dico ogni pezzo deve essere staccato? Mentre posso elaborare un diverso tipo di mappa semplicemente in override su queste parti di muri spezzati, su questa superficie enorme che sarà tipo, non so, 40 metri per 40 metri, ovviamente Unreal non riesce a dare una mappa per darti la massima proprio densità, perché vanno fino a 4096. Quindi in realtà io per creare una superficie così grande, ecco il concetto di spezzettare le parti, avrei dovuto creare, magari la dovrei spezzettare in 5-6 parti, e magari riuscirei a mettere una size anche di 2048 su ogni parte, perché appunto questa superficie è grandissima. Ma teniamoci questo tipo di mappa, teniamoci questa colorazione, pur sapendo che non siamo nella qualità massima e pur sapendo che la qualità può essere sempre incrementata. Per
Ma incrementata, che significa? Non solo la mappa, cioè la combinazione, torniamo in una visualizzazione tipo lit, la combinazione della size delle light map applicate, e quindi se io avessi paradossalmente tutte superfici rosse, la combinazione con il metodo di calcolo, quindi world setting, questa parte relativa alle light mass, ok? Questi valori qua. La combinazione con il filtro di ricostruzione delle luci, lighting quality, che va da preview, quella più bassa, a production, quella più alta, fanno la resa complessiva del mio progetto. Adesso, prima di dare una ricostruzione alla nostra illuminazione, dobbiamo fare delle operazioni intanto sulla nostra blueprint, ma è sempre meglio andare a delimitare il calcolo di cui ti parlavo prima, questo relativo alle lightmass, ad un volume, in modo che Unreal che cosa fa? Riconosce quel volume come il volume principale e applica questi parametri che noi andiamo ad associare in questa parte all'interno del volume, demandando invece all'esterno di esso una, diciamo così, ad esempio, un numero di rimbalzi più bassi, cioè un calcolo meno puntuale e preciso. Intanto a noi, ad un albero che è posto a 100 metri, non ci interessa la resa di un certo tipo, ci interessa vedere che esiste là, sta là. Penso di essere stato chiaro. Adesso, ma se vogliamo possiamo perdere un po' di tempo su questi parametri prima della ricostruzione, ma in realtà quelli che ci interessano per la maggiore, ma non è tema, è scopo di questo corso, ecco, vedete, la densità della luce statica, questo parametro in realtà è inversamente proporzionale, cioè quando più piccolo è questo valore, più densa è la mappa applicata all'interno di un'unità. Il numero dei rimbalzi della luce diretta, il numero di rimbalzi della luce ambiente sky, la qualità della luce indiretta, lo smoothness, questi sono, diciamo, quelli per così dire principali. Diciamo, per adesso lasciamo quelli basici, magari andiamo a modificare solo il numero dei rimbalzi, li portiamo a 9, ad esempio, e il numero della skylight qua la possiamo portare anche a 12. Ok, e lasciamo tutti i parametri invariati. Ma torniamo a noi e torniamo al nostro car configurator. Inizialmente, quando si crea una blueprint, Unreal che cosa fa? Sta pensando che tu vuoi rendere in un certo senso intelligente quell'oggetto e ti predispone quell'oggetto, e quindi lui pensa magari ad un movimento di un oggetto nello spazio, ha tante possibilità di poter interagire con esso e te lo posiziona automaticamente su movable. Se io selezionassi questa scocca, vedete, la mia scocca è su movable. Invece noi in questa fase abbiamo bisogno di calcolare la mappa statica sulla nostra automobile, ovviamente ad esclusione delle nostre portiere, ma inizialmente mettiamo tutto su static, quindi selezioniamo tutti i nostri elementi presenti all'interno della scena e rendiamoli statici.